La città bosniaca di Srebrenica ha commemorato il massacro etnico avvenuto 27 anni fa in una cerimonia che ha sottolineato il ruolo delle figure femminili nel perpetuare la memoria della strage. Al tempo migliaia di donne furono cacciate dalle proprie case e videro i propri cari catturati per essere uccisi durante 10 giorni di pulizia etnica perpetrata dai soldati dell'esercito della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina. Nella conferenza internazionale le eroine di Srebrenica hanno preso la parola alcune delle superstiti, raccontando la loro lotta per ottenere giustizia. Le donne di Srebrenica hanno sopportato il peso più grande del mondo, combattendo per la giustizia durante e dopo la guerra. Dobbiamo essere orgogliose per essere riuscite a crescere i nostri figli senza sentimenti di odio e di vendetta, e penso che le donne di tutto il mondo dovrebbero imparare da noi. C'erano anche i parenti di questa donna tra gli oltre 8.000 uomini e ragazzi trucidati a Srebrenica, uno degli episodi più tragici delle guerre nell'ex Jugoslavia, qualificato come genocidio. Genocidio dalla Corte Internazionale di Giustizia per l'intenzione dei militari serbi di sterminare la popolazione locale dei bosgnacchi, etnia slava di religione musulmana.